Ragazzi, ciao a tutti, benvenuti o bentornati. Io sono Raul e siamo di nuovo sulla demo di Lies of P. L'ultima volta abbiamo provato ad affrontare il boss, che credo che sarà l'unico e ultimo della demo. Poi penso che da lì a poco la demo finirà, ovviamente. E ci abbiamo preso schiaffi pesanti, perché lo sto sottovalutando un po'. Quindi sarebbe il caso che io lo affrontassi come un boss serio, anche se è una demo, comunque sia, è un boss che picchia forte. Quindi diamoci da fare, dai. Vediamo se riusciamo a sdraiarlo. Questa è la terza clip che mettiamo. Non voglio andare troppo per le lunghe, insomma, poi un po' va bene, ma poi diventa noioso. Ok, via. Oh, per leggere. Mi stavo andando praticamente in collo. Ok. La via è questa. Ok, ho visto così tanto per gradire. Un tentativo, cioè veramente il let's play della demo di Sabaku no Maiku. Io sono un grande fan di Sabaku no Maiku. Lo seguo in tutti i canali, mi piace vedere i suoi let's play, quindi non ho potuto farne a meno. E anche lui non è che l'ha buttato giù al primo try, eh. Ha fatto meno della metà dei miei tentativi, ma il maestro è il maestro e non si discute. Questo è l'attacco che non si para. Ah, pensavo non mi prendesse. Arrivederci, è stato un piacere. Ergo del protagonista della sfilata e Quarzo. Oh, bene. 2795 Ergo. Ok, visto. Questo è stato un try unico. Che bello, sono soddisfatto di me. Bravo, Raul. L'hai affrontata più seriamente. O magari abbiamo avuto più fortuna. Chi lo sa. Allora, questa è la via che dobbiamo prendere. Vediamo un po' che cosa abbiamo trovato di bello.
Scusate perché, come al solito, c'è sempre qualcuno che mi viene a dire cose. Allora, eccolo, il quarzo. Materiale di miglioramento. Parte di attivazione dell'abilità dell'organo P. Un minuscolo frammento di ergo colorato attiva un'abilità speciale quando viene equipaggiato con l'organo P. Esiste uno speciale tipo di ergo, speciale. Diverso per il colore e la vibrazione. L'officina fa uso di questa gamma, gemma, per far emergere diverse abilità dei burattini. Ok. Ok. Diamo un'affilata all'arma. Molto figa questa cosa. No, di qua. Per adesso la demo non è finita. Pensavo che dopo il boss finisse. Invece per adesso continua, chissà per quanto, non saprei. Comunque il boss molto carino, eh. Va bene le hitbox, quello che vi pare, comunque sia. Non è che i boss degli altri Souls-like, fossero differenti, insomma. Diciamo che sono cose già viste. Hotel Krat, il più grande lusso della vostra vita. Fammi finire di leggere, però, accidenta a voi. Godetevi una giornata indimenticabile. Ok. One more thing I should mention. The hotel security excludes puppets like you. So you'll have to lie to get inside. You're a special puppet, after all. Ok, quindi dobbiamo dire una bugia. Speriamo che non ci si allunga il naso. Siamo molto giovani comunque, proprio un ragazzino in erba. Dicevo, ho visto il try di Sabaku, cioè lui in un let's play di un'ora ha scaricato la demo e l'ha finita. Quindi siamo lontani anni luce dalla bravura di El Maestro. Mi dispiace se chi ha seguito il let's play, il mio let's play, si è annoiato un po'. Anzi, spero che vi siate divertiti, insomma, a vedermi prendere schiaffi e bestemmiare forte, insomma. La mia speranza è sempre quella, che anche se magari è un passo frustrante di qualsiasi tipo di let's play, pietra lunare del Novilunio. Scusate, vediamo un po'. Materiale. Potenzia la lama di un'arma normale fino a più 3. Un materiale di miglioramento raro che si può ottenere in diverse zone di Krat. Può potenziare le lame delle armi comuni. La pietra lunare non apparteneva a questo mondo, tuttavia
era il materiale di miglioramento ideale. Per necessità, i tecnici hanno insistito con l'utilizzo della pietra lunare per il potenziamento delle armi, senza avere il tempo di riesaminarla ulteriormente. Ok. Sono pietre da filatura, praticamente. Dicevo, il mio scopo nei miei vari let's play, che sia su quello che sarà sulla Lies of P, sui vari Resident Evil, i vari Souls, che voi ragazzi godiate della visione, che io riesca a intrattenervi seriamente o anche solo facendovi divertire dei miei disagi, delle mie disavventure videoludiche. L'unico pensiero che mi preme è tenervi intrattenuti, quindi ci proviamo, vediamo un po'. I nostri meccanismi stanno reagendo. I burattini non possono mentire. Quindi abbiamo già disubbedito ad una legge dei nostri creatori. Nostro creatore. Perché il creatore dei burattini di Krat, come abbiamo letto, è uno e uno solo, ovvero Geppetto, Mastro Geppetto. E tu? Chi sei? Fata Turchina? Penso di sì. Discreta. I've been waiting for you. Searched all over the city of Krat to find you. You must have questions. Geppetto will have answers. But we have to find him first. He was last seen on Elysian Boulevard. All of Krat is dangerous for humans, and that neighborhood is one of the scariest. Please find Geppetto on Elysian Boulevard. I'll explain more once you find him. Wait. Take this pocket watch. Krat is a labyrinth of peril right now. This watch will guide you to a safe place. Be careful, clever one. Orologio da taschino delle fasi lunari. Questa mi sa tanto di waifu. Ora parleremo con lei, vedremo che ci dice. Usa lo Stargazer. No, ho paura. Ok. Questa fa tanto Firelink Shrine, tipo una cosa del genere. Eh sì, questo è il nostro hub.
qui si esce. No, non si esce. Questa è una specie di palestra, già si vede. Ora noi parleremo con lei e sicuramente ci illustrerà un pochettino il posto dove ci stiamo avventurando, dove ci troviamo, insomma. Sentiamo che ci dice. Look at Gemini. I think he's in shock. Gemini is fine. That's proof you're broken. The real Gemini isn't so calm. I'm no inventor, but perhaps I can fix him. Or perhaps he'll fix himself in time. I'll use my power to help you. Ah, vedi. Si possono, infatti, immaginavo. Ergo is the miracle that made Kraut prosper. Without Ergo, there would be no automated puppets to make Kraut wealthy. When you move, you tap into the power of Ergo within you. Gather more Ergo. It will make you stronger. In the folklore of Kraut, a cricket often acts as a guide. That is why these automated models became popular. But Gemini is unique. He's more than just a guide. As you get more familiar with Gemini, you'll see what I mean. Ok. Io ti ringrazio tantissimo. Welcome to Hotel Kraut. My name is Polandina, butler to Lady Antonia. Please let me know how I may be of service. At Hotel Kraut, comfort and calm walk hand in hand. Welcome to Hotel Kraut. Ok, uno shop. La demo è ovviamente finita. Cioè io penso che da qui, boh, forse possiamo ricominciare. Tu chi sei? Sarà Lady Antonia? Sì. We don't insist on reservations. I am Antonia, and this is my hotel. Welcome. Oh, I knew from the moment we met the Giorgio Petto's puppet. He might have a few loose screws, but Geppetto's skills are undiminished. It's a shame. He took off for Elysian Boulevard. And he never came back. If he doesn't turn up soon, we'll have to make a new coffin. Oh, I forgot. I was keeping this for him. It comes with a long story. But I think it's better off with you. Please find that old man. And do take care of yourself out there. Memoria di qualcuno sfoglia gli abiti. Ottieni gesto. People have no idea so many secrets are buried in Kraut. Thanks for keeping me company. What are you curious about? Vediamo. I see you're here. That means you can lie. Your lies are a rare ability. You're able to choose your own path, unbound by anything. People on the outside are still afraid of puppets. Lie to protect yourself and find your path.
Ah, ok. Quindi possiamo passare per un essere umano, perché comunque sia abbiamo sempre l'aspetto di un giovane ragazzino. L'unica cosa che ci tradisce è questo braccio meccanico, che potremmo anche far passare per una protesi, no? Magari ha avuto un incidente, che ne sai. E questa è la mia protesi. Non lo so. Vedremo. I am an old friend of Geppetto's. His son is like family to me. Make yourself at home. You're always welcome here at the hotel. If you have any questions, ask my butler, Polandina. A posto, grazie. Hai risposto a tutte le nostre curiosità per ora. Quelle che ci hai potuto svelare più che altro. Grazie, signora Antonia. Guida i luoghi di Krat e di Venigni. L'hotel Krat è uno degli edifici più inquietanti e misteriosi della città. Secondo la leggenda, era un castello isolato costruito da un aristocratico ossessionato dall'occultismo. Dopo aver ricevuto una rivelazione da un albero splendente, per un certo periodo fu usato come istituto psichiatrico, i cui pazienti riferirono di aver avuto delle allucinazioni. Tuttavia, non rimangono documenti perché sono stati tutti distrutti in un grande incendio. Soprattutto il fatto di essere così lontano nel sottosuolo non fa che aumentare le voci. Alcuni hanno addirittura detto che è collegato a un inferno sconosciuto. Ma ora le voci sono servite ad aumentare il fascino dell'Hotel Krat, che è stato rinnovato in stile moderno. Con il diffondersi delle voci sul fantasma della grande esposizione, sono aumentati i visitatori che desiderano soggiornare in questo albergo. Segue un commento della proprietaria dell'hotel, la signora Antonia. Un hotel fantasma? L'ho sentito dire più volte di quante ne ricordi. Ma per fortuna gli ospiti del nostro hotel sono coraggiosi come leoni. Non è affatto un problema. Valutazione 4 su 5. Inquietante e mistico. Il miglior albergo di Krat. Medoro, questa guida è stata realizzata con il supporto della campagna Venigni, amica della città. Ah, pensavo alla TripAdvisor. Insomma, 4 stelle su 5 su TripAdvisor non è male, dai. Ok, se usiamo questo, che succede? Teletrasportati, ok. Qui poteva, si può usare come... Puoi trasferirti da un Stargazer all'altro. Per farlo puoi usare solo gli Stargazer che hai attivato. Gli Stargazer sono nelle aree con un evento. Oddio, gli Stargazer nelle aree con un evento saranno indicati. Ok. Ah, il deposito. Ok. Non avevo guardato cosa diceva. Sopra cosa abbiamo? Non male come hotel, mi piace. Ci passerei un po' di vacanze. Ovviamente tutto è chiuso, anche perché la demo è limitata, quindi non è che puoi fare quello che vuoi. Ma probabilmente anche nel gioco reale. Ops. About you from Geppetto, but to see you in person. Wow. You should take this.
Geppetto left it with me. Cos'è? Braccio nuovo? Eh sì. No, un braccio nuovo. Ci ha montato qualcosa sul braccio. Filo del burattino. Il braccio a legione è un equipaggiamento speciale che si usa sul braccio sinistro. Ogni braccio a legione possiede abilità di combattimento uniche. Può essere modificato in mille modi. Le modifiche si possono effettuare usando la macchina di creazione Venigni. The sound of it alone. That craftsmanship comes only from the hands of Geppetto. You must be something else. A custom arm from Geppetto himself is quite an accessory. Oh, I forgot to introduce myself. I am Eugenie from the Workshop Union. I know my way around weapons of all kinds. I'm sure Master Geppetto would agree. If any of your weapons need work, bring them to me. È una specie di fabbro. Come era Andre in Dark Souls. Oh, che c'era? Io ho organizzato tutto secondo le regole, per cui non toccare niente. Ok, io penso che non lo so. La demo ovviamente è finita. Parla. Energia esaurita. Però lui ci ha riconosciuto subito che eravamo un burattino. Qui è dove eravamo prima, no? Questa è l'arena della boss fight.
Boh, sinceramente, ragazzi, non so se la demo è finita e io sto girellando a vuoto. Ovviamente loro avrebbero voluto che usassi questo. Non è bellissimo questo affare montato sul braccio, eh? Non è che mi piace più di tanto. C'è un sacco di roba da vedere, però si dirama parecchio questa. Mappa. Sì, il titolo ricorda parecchio Bloodborne, ci sono molte animazioni che lo ricordano, ma non è che sia proprio uguale sputato. Le vibe sono simili. Noi stiamo ripercorrendo comunque la mappa di prima. Questa è la mappa di prima. La stiamo facendo all'indietro, ma è la stessa mappa di prima. Ora qui dovrebbe esserci quel figuro. Sì, infatti. Qui c'era il punto di osservazione. Ah, non esce fuori il prompt. Va bene. Esce fuori una tantum, ok. E dai, la soddisfazione di farti un backstab. Oh. Certo, però potresti anche. Peccato che il sangue, o più che altro forse sarà olio, roba del genere, perché si pulisca subito e non rimanga lì come in Bloodborne.
Io non lo so se sbaglio qualcosa oppure non c'è un vero e proprio repost. Forse io sbaglio qualcosa, molto, molto probabile. Molto probabile che sia io a sbagliare. Hai una mira penosa, e detto da me è molto 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 tutto un dire. Ok, l'arena del boss di prima. Abbiamo fatto un po' un giretto così. Quindi noi questa demo possiamo starci quanto ci pare. Cioè, uno va allo Stargazer, ricarica l'ambiente, ricarica i nemici e riparte da capo. Fino alla noia totale. Fermo un po'. E ci metti 20 minuti a fare questo attacco, però. Oh, aspettate. Aspettate, mi si rompe l'arma. C'ho l'arma rotta quasi. Fermi. Secondino. Sì, la durevolezza dell'arma è ridicola, però col fatto che hai la mola sul gomito praticamente infinita, va bene lo stesso, insomma. E comunque sti lucchetti, sembra sempre che li puoi... Ops, abbiamo finito. Questa è la durevolezza dell'arma. Niente. E poi penso che nel titolo completo ci spiegheranno come funziona anche la ricarica del braccio. Se si ricarica. Comunque è piacevole. Gameplay non è male. Cioè, è molto godibile come titolo alla fine. Poi con questo braccio meccanico che dà un po' di varietà, un po' di movimento al combat system. Non è male. E io il titolo l'ho acquistato, quindi l'ho già detto, lo porteremo. Avevo detto agosto, ma no, è 23 settembre. Quindi
lo porteremo senza nessun tipo di cambio braccio a legione. Ah, ok, allora ce l'ha cambiato il braccio. Un braccio a legione in grado di sparare un filo. Può accalappiare un nemico per trascinarlo verso di te o per muoverti verso di lui. I persecutori hanno messo a punto uno strumento che aumenta la loro mobilità in combattimento contro i burattini. Il filo riduce immediatamente la distanza dal nemico, ma non può garantire la sicurezza. Individuazione: tieni premuto il tasto del braccio a legione per perseguire un nemico. Premere permette di schivare dopo un colpo. Attacco concatenato mentre trascina il nemico o lo cattura nel filo. Tieni premuto il tasto del braccio a legione e si innescherà un attacco concatenato. Ma dai, ficata. Questo invece non ha nessun tipo di proprietà. Ok. Vabbè, questo è più leggero, ovviamente. Attacco fisico molto superiore, più del doppio. Parti della mano sinistra in metallo, sferra forti pugni. Parti della mano sinistra realizzate con dettagli raffinati, non hanno particolari poteri. Il nome di Geppetto vi ha appena inciso sopra. Ok. Zico. Scusate lo sbadiglio. Sbaglio o avevamo anche un vestito? Mi sbaglio? Sfoggia gli abiti. Esegui il gesto sfoggia gli abiti. Fa parte dell'istinto umano voler ostentare la bellezza. Per qualcuno anche un semplice dono può essere bellissimo. Ah, eccolo qui, infatti. Uniforme di un collegio sofisticato e rispettabile. Questi vestiti sono già stati indossati in precedenza. L'uniforme di un collegio famoso di Kratt. L'iniziale M è incisa sull'elegante spilla. Proviamo? Vabbè, non è male. Pensavo peggio. Vabbè, visualizzazione del personaggio. Non hanno specifiche questi abiti. Solo una cosa estetica? Forse sì. Chi lo sa? Forse nel gioco completo vedremo qualcosa di più. Sì, questa cosa l'abbiamo vista, che se la stamina finisce mentre ti pari, il colpo ti spezza la guardia. Come ogni Souls che si rispetti. Qui non abbiamo l'arma. Ci viene tolta automaticamente. Va bene ragazzi, io sono soddisfatto così. Abbiamo visto un po' tutto. Abbiamo spippolato anche un pochettino col menu, con gli accessori, il braccio. Abbiamo parlato con la nostra waifu, anche con la waifu un po' più anziana. E che secondo me con Geppetto questa se la intendeva, eh? Insomma, ha fatto un riferimento un po' velato, ma sei come un figlio per me, bla bla bla. Secondo me questa con Geppetto... vedremo. Forse c'è una love story. Ok, la nostra waifu molto molto discreta.
Assomiglia alla dama del falò di S3, con questa posizione, con le mani così. Ok, ragazzi, io spero che questa demo vi sia piaciuta. A me sì, tanto, e non vedo l'ora che esca il titolo completo. Lo porteremo tutto quanto sul canale, senza dubbio, quindi state sintonizzati. E dalla prossima volta continueremo Bloodborne. E ragazzi, io detto questo vi saluto. Ci vediamo la prossima volta con il prossimo video. Io sono Raul. Lui è Pinocchio. Ragazzi, è Pinocchio, non c'è niente da fare. È la fata turchina. E ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.